Per questa puntata, sul suggerimento di Flavio, abbiamo deciso di andare alle cascate Rio Grazia, un posto non molto distante, ma dove ci vogliono oltre 2 ore di strada per raggiungerlo passando per il Passo Resta. Il posto era un'incognita vista la siccità che ha colpito la zona negli ultimi mesi. Poteva essere poco alimentato o addirittura secca, quindi c'era veramente il rischio di fare un viaggio a vuoto. Dicono però che la fortuna baci gli audaci e io amo pensarla in questo modo. Ed eccoci qui in questa nuova location molto molto particolare, molto interessante, per la continuazione del video precedente dove vado a fare un po' di fotografia HDR, in questo caso HDR però anche con delle lunghe esposizioni, quindi andrò a giocare un po' sotto questo aspetto. Ho qui il mio kit, questa volta con un filtro neutro da 10 stop che andrò a utilizzare per riuscire a cogliere proprio il movimento dell'acqua. Allora, la prima cosa che vado a fare è verificare se con le impostazioni della cam ho realmente necessità del filtro da 10 stop. Quindi vado a mettere l'ISO più basso, 100 ISO, vado a chiudere il diaframma quanto basta per riuscire ad avere la giusta profondità di campo e vediamo che tempo di scatto vado a utilizzare. Qui per avere l'esposizione corretta senza il filtro neutro sono intorno a 1,5 secondi di esposizione. Farò uno scatto perché l'acqua comunque è molto molto veloce, quindi potrebbe risultare abbastanza mossa già con queste impostazioni. Eventualmente andrò ad inserire e utilizzare il filtro neutro. Vado a vedere gli scatti e soprattutto mi interessa capire il movimento dell'acqua. Una cosa molto interessante, già con la chiusura del diaframma F9-F10, con questa velocità dell'acqua, con un tempo di scatto intorno a 1,5 secondi, 2 secondi, viene una scia abbastanza bella dell'acqua, quindi proverò a fare delle foto senza utilizzare il filtro neutro, perché mi risparmia anche del tempo nel montaggio e tutto il resto, ma soprattutto perché il filtro neutro da 10 stop magari in queste condizioni sarebbe eccessivamente scuro, mi porterebbe a avere dei tempi eccessivamente lunghi. Esattamente come abbiamo visto nel precedente video, adesso andrò a realizzare una serie di scatti in bracketing sottoesposta, normale, sovraesposta, per poter realizzare dopo un HDR se serve, e soprattutto andrò a realizzare anche un focus stacking, quindi serie di scatti in primo piano, intermedio, sfondo, perché ci sono tanti elementi, ho la fotocamera bassa, tanti piani, e uno scatto singolo con un diaframma anche ben chiuso potrebbe non essere sufficiente. Controllo degli scatti e sì, ci siamo decisamente, molto molto belli. Ho fatto le tre serie di scatti sui vari piani con 3 serie di scatti sottoesposta, normale, sovraesposta. Una cosa da sapere è che in queste condizioni solitamente si fanno gli scatti per quello che riguarda l'illuminazione, l'HDR, tutto quello che riguarda proprio la corretta esposizione degli elementi, e poi si fa uno scatto specifico per l'acqua, quindi un scatto singolo, non una raffica, non un bracketing, dove vado ad utilizzare dei tempi di scatto per l'esposizione corretta della cascata, l'esposizione corretta per avere una scia molto bella dell'acqua che cade, e poi si lavora ovviamente in sviluppo facendo un montaggio particolare, perché per ottenere una foto artistica, diciamo. Ed eccomi qui, altra posizione, altra prospettiva, e adesso farò prima uno scatto a questa altezza, successivamente mi abbasserò un pochino per riuscire a prendere gli elementi in primo piano che vado un po' a colmare, a guidare l'osservatore attraverso l'immagine. Anche qui, come sempre, tecnica del bracketing, HDR e anche focus stacking. Ho un filtro polarizzatore montato, quindi vado a sfruttarlo per ottimizzare l'immagine. In questo contesto, soprattutto il polarizzatore aiuta tantissimo sulla resa del colore delle foglie, perché con la polarizzazione proprio viene fuori il colore rosso delle foglie. Ora che ho realizzato gli scatti necessari, c'è un'altra cosa da sapere, ovvero quando fai questo tipo di foto in queste condizioni è probabile che ci siano degli elementi tipo foglie che si muovono durante queste lunghe esposizioni,
e quindi c'è la necessità di renderle ferme. Come si fa? Uno scatto singolo, esattamente come abbiamo fatto per l'acqua, con tempo di esposizione lungo. Questa volta lo facciamo singolo per il movimento delle foglie, scatto veloce. Vado quindi ad impostare dei parametri di scatto molto veloci, quindi vado anche ad alzare gli ISO, perché attualmente con gli ISO che sto utilizzando non era adeguato, quindi vado ad aumentarlo, vado a 400 ISO, e in questo caso ecco che un tempo di scatto adeguato, siamo già sul 50esimo di secondo, alzo ulteriormente gli ISO per portare un livello superiore. Sempre controllare lo scatto al termine per vedere se è tutto a posto, se c'è del micromosso, perfetto, posso continuare. Adesso cambio prospettiva, mi porto un po' più in basso, sarebbe bello riuscire a spostarmi là se riesco a trovare un percorso. Eccomi qui, nuova prospettiva, posizione della fotocamera in verticale, perché adesso lo vedrai con questa foto, ho questa bellissima roccia in primo piano con delle foglie sopra che veramente ci sta alla grande. Quindi adesso io vado ad impostare i parametri di scatto. È arrivata un po' di luce, quindi devo purtroppo velocizzare un pochino i tempi di scatto, però insomma dovrebbe essere sufficiente. Giochiamo con il polarizzatore per trovare il miglior contesto. Eccolo qui, grandioso, grandioso. E vediamo. Direi che posso iniziare con il mio bracketing col focus stacking. Vado a controllare, guardando le immagini, se quella più sottoesposta è sufficientemente sottoesposta, perché c'è tanta luce, quindi magari posso ridurre ancora la velocità di scatto, meglio rendere l'immagine più bella su quel punto. Se non ci riesco con lo scatto in bracketing, ne farò uno singolo solo per il cielo. Considerato che ho una zona molto molto luminosa in alto che faccio fatica a gestire, vado a utilizzare un filtro neutro digradante che andrà a smozzarmi per l'appunto la parte più luminosa della scena. Se è un po' appannato quando l'ho tirato fuori, devo attendere un secondo che si sistemi. E andiamo già subito a vedere i risultati che ottengo. Direi che ci siamo alla grande. Posso iniziare nuovamente con una serie di scatti in bracketing. Regoliamo un po' la prospettiva con lo zoom. Ok, via. Ed eccomi qui con una nuova prospettiva. Mi sono portato un po' più avanti, bagnandomi un po' i piedi, ma non importa. Adesso riesco proprio ad avere una prospettiva in verticale, perché anche qui siamo sempre abituati a scattare in orizzontale le fotografie paesaggistiche. In realtà rendono spesso molto meglio in verticale. È un esercizio, diciamo, psicologico da fare, spesso e volentieri sforzarsi di fotografare in verticale anche se facciamo fotografia paesaggistica. Faccio un'altra serie di scatti chiudendo un po' l'inquadratura, perché ci sono degli elementi qua in primo piano sempre molto interessanti e quindi andiamo a sfruttarli. Vado a cambiare anche un po' magari la posizione dell'inquadratura, la abbasso un pochino, allineo l'orizzonte e stringiamo. Questo serve per dare più importanza alla cascata, ovviamente devo regolare qui il filtro sopra. Perfetto, possiamo iniziare nuovamente, via. Terminata questa sessione fotografica, abbiamo deciso di visitare un'altra location lì vicino, un'altra cascata, ma guarda cosa ci siamo trovati davanti. Completamente secca, vuota, lì in mezzo sulla pozza, dove c'era una volta una pozza, avevamo circa 3 metri d'acqua e non c'è nemmeno una goccia. Queste sono le conseguenze della siccità che abbiamo patito negli ultimi mesi. Speriamo si riprenda con le piogge, con la neve dell'inverno. Nel frattempo vado a concludere questo video portandoti con me su un altro bel posto. Qui mi trovo sul percorso che mi porta alle cascate dell'Arzino. Ho già fatto un video di questa location con Flavio un paio d'anni fa, ti metterò magari il link qui nelle note dell'episodio. Il percorso qui 4 km a piedi, dove non ho trovato veramente anima viva. È stata un'esperienza bellissima, solo io a contatto con la natura, con i rumori, i profumi dal bosco.
E niente, con queste immagini e alla fine anche le cascate, le riprese che ho fatto, io ti saluto, ti lascio gli ultimi minuti per goderti questo fantastico paesaggio e se ne hai l'opportunità facci un salto anche tu. Grazie di aver seguito il mio video e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio. Thank you.